È una gela che vola quello che domenica prossima si presenterà a Cava dei Tirreni in una sfida che richiama alla mente la finale playoff per accedere in C1, vinta poi dai gelesi. Una gela che arriva da 3 vittorie di seguito e che non vuole fermarsi. L'impegno in Campania è arduo. Si giocherà contro una squadra che ambisce all'assalto di categoria e la posizione in classifica ne è la testimonianza più evidente. Seconda a quota 26, ad un solo punto dalla vetta occupata dall'Igea Virtus. Ma il Gela è lì, a pochi passi, al terzo posto con 22 punti. Sarà il big match della 13ª giornata di Serie D. Non c'è dubbio che sarà una partita di cartello, una partita bella, una partita che evoca dei ricordi importanti per due società importanti che hanno calcato palcoscenici diversi da quelli della Serie D. No, sarà una bella partita, due squadre in salute, due belle squadre che praticano un bel calcio. Sicuramente ci sarà una degna cornice di pubblico e cercheremo con le nostre armi, con la nostra umiltà, di mettere in difficoltà questa corazzata che è punta dritta alla conquista del campionato. 7 gol fatti e nessuno subito negli ultimi 270 minuti per la squadra biancazzurra, una difesa rocciosa e un attacco stellare, numeri da grande squadra. Le vittorie le otteniamo attraverso il bel gioco, divertiamo la gente e questo è motivo di grande orgoglio per la società perché ha cercato fin dall'inizio del campionato di dare questa impronta alla squadra. Il campionato è ancora lungo, ancora la strada è lunga, però ritengo che ci sono molte, ma molte note positive. E ci fa stare tranquilli, ci fa lavorare in serenità. Per la gara di Cava dei Tirreni i tifosi si stanno già organizzando. Il Gela non è solo e mai lo sarà. La passione dei tifosi gelesi è incredibile, ce la trasmettono anche a noi. Sono certo, così come dovunque siamo andati in giro per l'Italia, saranno presenti numerosissimi, chiassosissimi e saremo molto lieti di poter dare loro una gioia, sarebbe una cosa incredibile, di una bellezza incredibile poter esultare insieme a loro a fine gara. Ce la metteremo tutta con la nostra solita umiltà.